Michela di Bitonto di Formez Pia. Oggi presenterò i relatori che sono Silvia Paparo del Dipartimento per le Riforme Istituzionali e Carolina Raiola del Dipartimento della Funzione Pubblica. Oggi parleremo di una consultazione che online su Partecipa, che è la nuova piattaforma del governo italiano per gestire consultazioni pubbliche in sperimentazione dal 5 dicembre 2019. E la stiamo sperimentando con alcune consultazioni che abbiamo predisposto e oggi parleremo della consultazione dedicata alla semplificazione. Vedo che già siete 77, io prendo comunque qualche minuto di tempo per presentarvi anche un po' il progetto in cui si introduce, in cui è stato progettato questo strumento di partecipazione, questi stessi webinar e le stesse consultazioni che vediamo sulla piattaforma Partecipa. Si tratta di un'iniziativa congiunta tra il Dipartimento per le Riforme Istituzionali e il Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formez Pia. E l'obiettivo generale di queste azioni sono appunto mirate al rafforzamento delle politiche di consultazione pubblica nella PA e alla diffusione della cultura dell'amministrazione aperta. E questa che vi faccio vedere è la home page della piattaforma Partecipa, potete appunto andare a questo link partecipa.gov.it e trovate le consultazioni attive in questo momento che sono quattro e anche delle pagine comunque di aiuto e questo pulsante che vedete Scopri Partecipa che presenta un po' l'obiettivo di questo progetto e anche un video di presentazione. E oggi appunto vedremo nel dettaglio la consultazione dedicata alla semplificazione. E mentre prendo qualche minuto ancora per dare modo a tutti di entrare, vi presento un po' il ciclo di webinar che abbiamo svolto finora. C'è stato un ciclo dedicato alla piattaforma Partecipa, nel quale abbiamo presentato in generale il progetto. E sia quindi la piattaforma Partecipa che il portale consultazione.gov, che vuole essere un po' il punto di riferimento per le pubbliche amministrazioni e anche per i cittadini per raccogliere tutte le consultazioni online organizzate dalle pubbliche amministrazioni italiane. E dopodiché abbiamo svolto, compreso quello di oggi, tre webinar di presentazione delle consultazioni online su Partecipa. E a gennaio presenteremo anche la consultazione sulla stessa piattaforma che quindi mira a raccogliere feedback sulla stessa piattaforma Partecipa. Tutti questi webinar potete vederli su Eventi PA e visionare anche le registrazioni e i materiali dei nostri relatori. Un altro ciclo che abbiamo realizzato è stato dedicato alla consultazione pubblica e in tre webinar siamo andati a analizzare tutto il processo di progettazione, gestione e rendere conto dei feedback all'interno di una consultazione pubblica. Questo è molto importante e si lega anche alle linee guida recentemente pubblicate. Un altro ciclo che stiamo realizzando è quello sulla partecipazione, quindi sui processi partecipativi. Abbiamo parlato delle diverse forme di coinvolgimento e dei metodi che le amministrazioni possono adottare e stiamo andando a presentare delle esperienze di diverse realtà. Abbiamo già visto il 9 dicembre l'esperienza del Comune di Milano e domani e dopodomani abbiamo due webinar con il Comune di Reggio Emilia e con la Rete Civica di Milano, quindi vi invitiamo ad iscrivervi per sentire appunto cosa è stato realizzato e quali sono i progetti futuri di queste due realtà. Tutti i webinar del progetto potete visionarli a questo link, quindi con registrazioni, materiali oppure per iscrivervi ai prossimi eventi. Appunto, entrando nel merito del webinar di oggi, la consultazione pubblica online a cui vi invitiamo a partecipare si chiama Semplifichiamo, è quindi mirata a raccogliere feedback, suggerimenti dei cittadini sulla semplificazione. Questa è la home page del progetto che vedremo con i nostri relatori di oggi, le nostre relatrici di oggi nel dettaglio.
Io semplicemente a questo punto vi invito a porre le vostre domande, i vostri dubbi nella chat. Noi selezioneremo le domande, le porremo ai relatori e vi comunico anche che la registrazione dell'evento e i materiali verranno pubblicati su Eventi.pa. Quindi io darei inizio al webinar e do la parola alla dottoressa Silvia Paparo che ci presenterà la consultazione di oggi. Condivido le slide, nel frattempo chiedo di attivare il microfono in modo che siamo nel vivo del webinar di oggi. Buongiorno, con questa nuova consultazione semplifichiamo le idee, le proposte di cittadini e imprese per costruire insieme una nuova agenda per la semplificazione. Usiamo uno strumento nuovo, la piattaforma. La piattaforma partecipazione.gov.it, che è il frutto della collaborazione tra il Dipartimento delle Riforme Istituzionali e il Dipartimento della Funzione Pubblica, e ha la finalità di fornire, di mettere a disposizione delle amministrazioni che lo vogliono uno strumento più avanzato, preso su, diciamo, costruito sulla base delle migliori, con un software open source, sulla base delle migliori esperienze europee, quindi utilizzare uno strumento nuovo per riaprire, rilanciare e rafforzare un percorso di ascolto che è fondamentale per una politica di semplificazione efficace. Noi sappiamo che la semplificazione è fondamentale, è un crocevia fondamentale di sviluppo, crescita, diritti delle persone, tutela ambientale, difesa del territorio. Quindi la semplificazione è un crocevia fondamentale e continua a essere un costo insopportabile per le imprese, per i cittadini e le stesse amministrazioni. Molti dei partecipanti a questo webinar sono, immagino, dipendenti pubblici, e anche i dipendenti pubblici vivono quotidianamente nella propria esperienza la miriade di complicazioni, di adempimenti sovrapposti, a volte sovrabbondanti, a volte inutili. Non voglio diciamo esagerare, ma penso che nella quota del lavoro di ciascuno dei dipendenti pubblici c'è, e tante volte ci si dice: ma come? Ma questo come sarebbe molto più facile, sarebbe molto più semplice fare in questo modo. E quindi diciamo proprio per questo l'ascolto è alla base della qualità delle regole. Ascoltare cittadini, imprese, associazioni è fondamentale nella semplificazione, in tutte le fasi del processo, per raggiungere risultati concreti e ridurre i costi della burocrazia e dei tempi effettivamente percepiti. E quindi questa nuova consultazione, semplifichiamo, è finalizzata alla costruzione di una nuova agenda che faccia tesoro delle esperienze positive precedenti, che hanno avuto naturalmente luci ed ombre, rafforzandole e arricchendole. La consultazione ci aiuta anche a individuare le priorità, le azioni, gli obiettivi, i risultati attesi.
sui quali poi dovremmo definire responsabilità, modalità e tempi di realizzazione. Anche nelle precedenti esperienze dell'agenda i risultati dovevano essere erano verificati periodicamente e resi pubblici sui siti istituzionali. È scritto per ultimo, ma in realtà è il punto di forza di tutta la nostra esperienza, è il coinvolgimento costante delle regioni, degli enti locali e degli stakeholder. Quindi diciamo, abbiamo scritto a ANCI e regioni chiedendo diciamo, di condividere questa esperienza di consultazione, ma certamente i risultati, come nella precedente agenda, i risultati di questa consultazione saranno frutto di la base di un lavoro condiviso tra regioni e enti locali. Certamente ogni soggetto, ogni associazione imprenditoriale, ogni amministrazione, l'ANCI, la conferenza dei presidenti delle regioni, le singole regioni hanno già proposte che potranno veicolare e continueranno a veicolare, diciamo, con tutti gli strumenti disponibili. La consultazione però è importante perché ci arriva anche diciamo, la dimensione concreta del problema quotidiano dei cittadini. E, come vedete, la consultazione è stata aperta ieri. L'obiettivo è raccogliere input per costruire un lavoro condiviso tra governo, regioni e enti locali con la collaborazione stretta delle associazioni imprenditoriali. La consultazione è molto semplice, chiediamo a cittadini e imprese, a quelli che vivono ogni giorno le complicazioni della burocrazia, di indicare storie, segnalazioni di problemi, diciamo in pochi minuti si può compilare il questionario, è molto semplice, è identico a quello delle consultazioni, della consultazione precedente che abbiamo fatto per la prima agenda della semplificazione, il tuo problema, la tua storia, la tua proposta. E poi ci sono la possibilità di esprimere delle opzioni di priorità sui problemi di complicazione burocratica più rilevanti. E la piattaforma, dicevo, ha notevoli potenzialità che adesso Carolina vi potrà spiegare anche più nel dettaglio, perché consente di creare questionari, di organizzare raccolte di idee, di pubblicare testi, di pubblicizzare eventi. Questo evento sarà pubblicato sulla piattaforma, ma soprattutto la partecipazione in questa piattaforma è vista la consultazione è vista come un processo. C'è un'attività di promozione, di presentazione, di raccolta di contributi, di ritorno e di report col feedback e poi anche di monitorare i risultati e l'attuazione delle scelte che nascono dalla consultazione. Quindi l'obiettivo è quello di costruire l'agenda politica, il pacchetto degli interventi che il ministro Dadone presenterà di semplificazione, anche tenendo conto delle indicazioni che vengono dalle complicazioni vissute dai cittadini. E in qualche modo vogliamo che vengano messe queste priorità, queste indicazioni vengono messe al centro dell'agenda. In passato
siamo riusciti, almeno in parte, a farlo, e io sono sicura che con questa consultazione lo faremo di più e meglio. Io vorrei farvi tre esempi. Il primo esempio è la graduatoria delle complicazioni, che faremo anche questa volta e che abbiamo fatto nella precedente consultazione. Nella precedente consultazione, al primo posto delle complicazioni, della graduatoria delle complicazioni per cittadini e imprese, c'era il fisco. E su questa base abbiamo posto la priorità della semplificazione fiscale, e anche nel rapporto con l'agenda, con l'Agenzia delle Entrate, e diciamo, e abbiamo intercettato, è diventato un punto fondamentale, ma abbiamo contribuito ad accelerare, non voglio dire a creare quel progetto, ma a accelerare il progetto della precompilata, che è diventato una realtà per alcuni milioni di italiani. Se vedete la prima agenda, c'era tutta l'attività sulla precompilata, perché questa era la prima priorità che ci avevano dato i cittadini. La seconda priorità che veniva da cittadini e imprese era quella dell'edilizia, e era quella della diversità di moduli tra un comune e l'altro, della diversità di procedure, e anche lì ci abbiamo messo qualche anno, ma abbiamo fatto il lavoro della modulistica edilizia, perché, come dire, nella consultazione veniva fuori in modo semplice, in modo immediato, la complicazione così come era percepita dal cittadino. Che questo ci ha molto aiutato a costruire una politica che sapesse raccoglierlo. Io vorrei anche fare due esempi, uno lo vedete qui nella slide, ma ce n'è un altro. Il primo è questo: ognuno di voi ha in tasca un documento, una carta d'identità, una patente che ormai scade, se non è molto vecchia, il giorno del compleanno. Questa è frutto di una proposta di un cittadino nella consultazione telematica. Un signore sardo raccontò la sua vicenda di complicazione che nasceva dal fatto di trovarsi all'estero con un documento di identità scaduto, e dice: ma perché non mettiamo come data di scadenza il giorno del compleanno, così è più facile da ricordare. Non è una rivoluzione, non c'è dubbio, ma ci è servito, ma diciamo non è una cosa che non costa, nonostante poi abbia incontrato resistenze. E in questo caso la proposta del cittadino è diventata legge. L'altro caso, sempre nell'ultima consultazione, si chiamava le 100 procedure più complicate da semplificare, sono arrivate due o tre segnalazioni che dicevano: io in Liguria un imprenditore ligure raccontava che per tagliare un albero secco aveva dovuto perdere 2 anni per chiedere l'autorizzazione paesaggistica per tagliare l'albero secco. Un'altra, sempre nella stessa consultazione, altri due cittadini segnalavano: uno che aveva dovuto chiedere l'autorizzazione paesaggistica per mettere il condizionatore, l'altro che aveva dovuto chiedere l'autorizzazione paesaggistica per mettere una cassetta delle lettere. Allora, io diciamo, ho cercato di capire
non avevo chiara questa dimensione. Ho studiato, era Natale, la consultazione anche allora è partita a dicembre, non era vacanza di Natale, mi sono messa a studiare questo problema delle autorizzazioni paesaggistiche e ho scoperto che effettivamente per piccolissimi interventi, come quelli che io ho citato, era prevista un'autorizzazione paesaggistica di lieve entità, che era tutt'altro che di lieve entità. Da lì è cominciato un percorso, abbiamo previsto in un decreto legislativo la modifica di quella, una delega per semplificare e liberalizzare gli interventi minimi, ora per mettere un condizionatore, per cambiare una cassetta da lettere e per tagliare un albero secco, sostituire un albero secco con uno della stessa, con un altro albero, non serve più l'autorizzazione. Quindi, naturalmente sono stati, quello della carta d'identità è stato molto veloce, quello dell'autorizzazione paesaggistica di lieve entità ci sono voluti 2 o 3 anni. E ancora, dicevo, ne cito un ultimo ancora, per dire che un'altra questione che è stata risolta in via normativa ma ancora non in via applicativa in modo sufficiente, sempre venuta dalla consultazione, è il problema dei malati cronici, che ogni 3 mesi devono sempre riprendere lo stesso farmaco. Anche lì la semplificazione siamo riusciti a farla molto rapidamente, abbiamo previsto che per i malati cronici invece che ogni 3 mesi la prescrizione si facesse ogni 6 mesi. Questa norma però ha avuto un'applicazione insufficiente perché non è stata abbastanza promossa e quindi, diciamo, molto spesso i malati cronici hanno continuato. Quindi mentre gli altri casi che vi ho raccontato sono casi in qualche modo di successo, quest'ultimo caso mostra le difficoltà che spesso incontra la semplificazione. Io mi scuso per averla fatta un po' lunga con questi esempi, ma questi esempi stanno a dire che questa consultazione, che è semplice, che si compila in poco tempo, è utile perché ci dà degli strumenti. Il 15 marzo finisce la consultazione, ma noi prenderemo gli input via via che arrivano. Siamo sicuri che la consultazione aiuterà il Dipartimento della Funzione Pubblica a individuare le priorità. Faremo il report, come abbiamo sempre fatto, e faremo anche la graduatoria, la top 10 delle complicazioni, perché anche quella è utile a capire quali sono i temi prioritari, che ci possono essere proposte puntuali come quella del compleanno o dell'autorizzazione per tagliare l'albero, e ci può essere l'indicazione di priorità. Il problema più grande per noi è il fisco, il problema più grande sono i troppi adempimenti fiscali, è troppo difficile pagare le tasse, questo era il grande tema prioritario, oppure la differenza nella modulistica, ecco, questi, quindi diciamo, io ho voluto esemplificare in modo concreto che questa consultazione può essere davvero un contributo prezioso, i risultati verranno pubblicati e verranno condivisi con le regioni
e con gli enti locali con cui dovremo costruire l'agenda, verranno condivisi ovviamente anche con le associazioni imprenditoriali. Ecco, quello che voglio dire è: contiamo su di voi per promuovere la consultazione, per partecipare, e sono convinta che anche dalle pubbliche amministrazioni può venire un contributo importante, insieme ai cittadini e a tutti i soggetti interessati. Grazie a tutti per l'attenzione. Se ci sono domande... Allora, domande per il momento non ce ne sono, quindi... Sì, però leggo nella chat e ringrazio moltissimo Francesca Paron che evidenzia che come Regione Emilia-Romagna, data l'importanza della consultazione, sarà azione di promozione su tutti i canali web istituzionali. Sarà possibile avere i dati anche per l'area geografica? Sicuramente sì, perché diciamo nel questionario ci sono domande sulla provenienza delle richieste, cioè viene chiesta la regione di appartenenza. Questionario per ragioni di privacy è trattato, non sappiamo il nome e cognome di chi, non interessa in realtà di chi fa la segnalazione, però invece chiederemo l'età, la provenienza, l'attività professionale, il titolo di studio e via dicendo. Grazie ancora a voi e parola indirettamente, non so se prendo a Carolina Raiola che è l'esperta del dipartimento, grande esperta di consultazione, che è la persona che ha costruito le diverse consultazioni dalla precedente a questa attuale, che la curerà e che la cura con grande capacità e professionalità. Grazie. Sì, grazie, grazie mille, spero che sarà così, l'impegno ci sarà tutto ovviamente. Anche perché i valori della consultazione sono quelli in cui credo, in cui crediamo tutti noi che ne abbiamo fatte in questi anni. E io in questa, insomma, breve intervento vi mostrerò come si partecipa alla consultazione. Naturalmente qualsiasi domanda è benvenuta, e anche su questioni tecniche. Allora, per riassumere quanto detto dalla dottoressa Paparo, visto che qualcuno si è unito un po' più tardi, la consultazione, semplifichiamo, ha l'obiettivo di raccogliere storie, segnalazioni di idee, segnalazioni di problemi e proposte di semplificazione da parte di chi ogni giorno vive la burocrazia. Tutti i cittadini e tutte le persone hanno sperimentato talvolta gli adempimenti della burocrazia, li hanno percepiti magari come particolarmente onerosi, e questa è l'occasione per poterli descrivere. I risultati saranno utilissimi per costruire la nuova agenda per la semplificazione, di cui parlava la dottoressa Paparo, e per rendere l'agenda più concreta, cioè più attualizzata sui problemi quotidiani delle persone. Mi preme naturalmente a precisare, anche se forse è un po' ridondante, che la consultazione non ha l'obiettivo di raccogliere casi personali di
problematiche individuali, per esempio pratiche che si sono fermate. Non è questo l'obiettivo, cioè l'obiettivo della consultazione non è dare assistenza personale alle persone che purtroppo magari hanno un problema contingente oppure un problema specifico con l'amministrazione. L'obiettivo è quello di, attraverso le storie che racconterete, di scoprire qual è il problema generale e intervenire per tutti quelli che lo vivono e vivranno, naturalmente, coi tempi che si hanno quando si devono prendere decisioni pubbliche. Quindi, purtroppo non sarà possibile intervenire sul caso singolo, però la vostra storia aiuterà tutti in futuro. La consultazione è ospitata sul portale partecipa.gov.it. Il portale è stato lanciato, è un'iniziativa congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e per le riforme istituzionali, del Dipartimento per le Riforme Istituzionali, ed è all'indirizzo www.partecipa.gov.it. Se andate alla home del portale vedete la consultazione sulla semplificazione, questa che attualmente insomma vi ho cerchiato, vi ho messo in un quadrato rosso. Cliccando sulla consultazione arriverete al cosiddetto documento di consultazione, e cioè la spiegazione puntuale di l'obiettivo della consultazione, dei tempi per la partecipazione e di come verranno per l'appunto utilizzati i risultati dell'iniziativa. Questa è sostanzialmente la schermata principale che vi dà l'insieme di tutte le informazioni. Chi può partecipare? L'abbiamo detto, tutti, cittadini intesi anche come i lavoratori della pubblica amministrazione, innanzitutto, che conoscono le procedure meglio di chiunque altro e quindi hanno anche l'esperienza e l'intuito per poter capire anche come risolvere le problematiche che affrontano ogni giorno, i cittadini che hanno vissuto dei problemi che magari dall'interno della pubblica amministrazione non sono percepiti, le imprese, i professionisti che aiutano le imprese a sbrigare le pratiche burocratiche, le associazioni imprenditoriali che raccolgono le istanze delle imprese e dunque hanno anche idea di globalmente che cosa potrebbe aiutarle, quindi tutti i soggetti interessati, qualsiasi persona ha avuto esperienza con la pubblica amministrazione. Allora, come partecipare? Si partecipa, come illustrato prima dalla dottoressa Paparo, compilando un questionario online. Il questionario lo trovate nella parte superiore della, in sostanza nel banner dell'iniziativa Semplifichiamo. Quindi basterà cliccare sul questionario e potrete accedere a questo modulo da compilare. Il questionario è organizzato in tre parti. La prima parte è il cuore di cui poi vi ha fatto gli esempi la dottoressa Paparo, e cioè nella prima parte il questionario, poi lo vedremo più approfonditamente, chiede di raccontare un problema di complicazione burocratica ed eventualmente di suggerire una proposta per la sua risoluzione. La parte seconda consiste nella raccolta di indicazioni sui principali problemi di complicazione burocratica. Si tratta di una domanda che vuole approfondire le problematiche trasversali. E la terza parte invece è una parte che raccoglie alcune informazioni su chi risponde per poter meglio contestualizzare il contributo. Vi anticipo che una
insomma, delle informazioni che si intende raccogliere e quella che si raccoglie attraverso il questionario è quella sulle regioni, come uno dei partecipanti ha ipotizzato fosse utile, ecco. Quando partecipare, il periodo di consultazione va dal 16 dicembre 2019 al 15 marzo 2020. Scusate, qui c'è un piccolo errore che modificheremo. Naturalmente scadrà il 15 marzo 2020. Quindi la consultazione dura 3 mesi. In questi 3 mesi potrete inviare i vostri contributi. Allora, la consultazione qui ora siamo proprio nella fase di raccolta dei contributi. Se vedete la piattaforma Partecipa, come detto prima, è una piattaforma che consente di monitorare l'intero processo di consultazione. Quindi la fase informativa, la consultazione è apparsa su Partecipiamo all'apertura, insomma, della piattaforma, però è dal 16 dicembre che stiamo raccogliendo problemi, idee e proposte attraverso il questionario. Il questionario verrà chiuso il 15 marzo e dal 15 marzo per un mese saranno elaborati tutti i contributi. Ovviamente li leggeremo anche in itinere. Saranno elaborati tutti i contributi per poter arrivare alla definizione della top 10, all'analisi puntuale di tutte le problematiche sollevate e quindi alla redazione di un report. È importante comunicarvi che il report per tutelare la privacy delle persone che rispondono, anche se ovviamente non lascerete, non vi sarà chiesto di lasciare i vostri riferimenti, sarà elaborato in forma anonima, in modo anche aggregato, in modo tale da non diffondere eventualmente dati personali. Allora, nella parte principale della consultazione che abbiamo visto prima c'è un riquadro a destra che riassume tutte le informazioni di base della consultazione. Se vedete qui c'è un periodo di consultazione, data di inizio, data di fine. È importante segnalarvi anche che la data di fine in questo riquadro riguarda la data di fine del processo e quindi la data in cui sarà pubblicato il report sui risultati, mentre invece all'interno troverete la data di fine per il periodo di raccolta di contributi. Allora, come partecipare? Qui vi mostro il questionario. Allora, prima del questionario, naturalmente per compilare il questionario dovrete essere registrati sulla piattaforma Partecipa. Ovviamente la registrazione può essere fatta, cioè deve essere fatta una volta e poi è utile per partecipare a qualsiasi consultazione presente sul portale e futura, naturalmente. Quindi una volta, se non siete registrati, basta che clicchiate in alto a destra e registrati per l'appunto, basta che lasciate il vostro pseudonimo, un nickname, una email e elaborate una password e in questo modo sarete registrati alla piattaforma. Come già detto in altre occasioni, il nome. Vi chiederemo, insomma, di fare attenzione a non lasciare il vostro nome, un nome identificativo, in modo che potrete essere tutelati nella vostra riservatezza. Questo perché la piattaforma consente alle amministrazioni di svolgere consultazioni in diverso modo, quindi attraverso il questionario, come semplifichiamo, ma anche attraverso i commenti in chiaro, come abbiamo visto per le linee guida sulla consultazione nel webinar del 13 dicembre scorso. Quindi in quel caso i vostri commenti saranno pubblicati
direttamente e quindi appariranno con lo pseudonimo che avete scelto di utilizzare sulla piattaforma. Ripeto che nel caso di Semplifichiamo, dato che si tratta di un questionario, non c'è questo rischio, però la registrazione vale per qualsiasi consultazione esista sulla piattaforma. Se siete già registrati, basta che accediate alla piattaforma, la funzionalità di Speed sarà presto attivata. Intanto potrete accedere mettendo l'email con la quale vi siete registrati e la password. A questo punto, nella consultazione, vi apparirà il questionario compilabile. Se non siete registrati, il questionario vi appare non compilabile. Per le questioni stanno arrivando delle domande e risponderò alla fine, le raccogliamo tutte e rispondiamo alla fine. Quindi se avete domande scrivetele. Allora, il questionario è fatto in questo modo. C'è, come abbiamo detto, una prima parte, il problema e la proposta. Allora, se vedete, il problema di complicazione è una domanda obbligatoria e ha un massimo, cioè, e prevede che siano immettibili un massimo di 1500 caratteri, nel senso che si richiede un po' di sintesi da parte di chi partecipa, questo anche per favorire il lavoro di analisi dei contributi. Naturalmente tutti i contributi saranno testuali nel senso di stringhe di testo, storie le leggeremo tutte, e quindi anche la sintesi ci aiuterà anche a avere un contingentamento dei caratteri, ci aiuterà a poterle leggere. E a poter arrivare subito al punto per ogni storia e proposta. Quindi avrete un po' di caratteri, non tutti i caratteri a vostra disposizione, però 1500. Questo per il problema di complicazione. Per la proposta è opzionale perché ovviamente non tutte le persone che sperimentano un problema burocratico poi sanno come si potrebbe risolvere. Quindi non vi sarà chiesto necessariamente di scrivere una soluzione, se non l'avete, anche solo il problema sarà utilissimo per poter avviare quelle fasi istruttorie di cui parlava la dottoressa Paparo prima. E la proposta di semplificazione anche ha un numero di caratteri limitato. La parte 1 poi vi richiederà se. Di immettere di selezionare un settore di riferimento della vostra consultazione, della vostra segnalazione. Quindi voi avete una lista tra cui scegliere, per esempio fisco, lavoro, esercizio dell'attività produttiva, edilizia, sanità, servizi sociali. Vedete, abbiamo cercato di inserire tutte le possibili categorie di temi, di problematiche burocratiche. Il questionario poi prosegue con una seconda parte che consiste di una domanda, la domanda di cui vi parlavo poco fa, ossia una domanda sulla indicazioni di problematiche generali e trasversali. Se vedete la natura delle categorie qui individuate sono diverse da quelle dei settori precedentemente visti. Per esempio, è difficile capire qual è l'amministrazione giusta a cui rivolgersi, oppure ci sono poche informazioni sugli adempimenti e sui servizi offerti, i tempi di attesa per ottenere gli atti, oppure per accedere ai vari servizi o sono incerti oppure magari troppo lunghi. Quindi ha un tenore questa domanda trasversale e le scelte che potete fare in questa domanda sono al massimo tre. Avete un altro per esprimere eventualmente altre tematiche che ci sono sfuggite o che non siamo riusciti a individuare. La terza parte è quella sulle altre informazioni.
Come vedete, oltre alla regione di residenza di cui abbiamo parlato prima, c'è un titolo di studio, ma soprattutto l'occupazione, il sesso e l'età della persona che risponde. Questo ci aiuta sia per la regione di residenza, soprattutto a individuare i confini della storia. Questo è importante perché a volte le regioni hanno, a volte spesso le regioni hanno regole diverse, per dirle in modo semplicistico. E quindi sapere da dove proviene la persona che ha segnalato il problema ci aiuta anche a capire a quale contesto normativo fare riferimento per studiare al meglio la segnalazione. Inoltre, le altre informazioni sul titolo di studio, l'occupazione, il sesso e l'età ci aiutano anche a capire quali sono i soggetti che rispondono e eventualmente provare a coinvolgere quelli che partecipano in misura inferiore. Questo perché ovviamente la consultazione intende essere il più inclusiva possibile e di raccogliere le indicazioni di tutte le categorie sociali. Inoltre, su questo anche richiederei la vostra attenzione, il questionario riporta due domande nel caso in cui il problema segnalato sia relativo all'attività di impresa. In quel caso avremo bisogno, sarebbe utile avere informazioni sulla dimensione dell'impresa a cui fa riferimento il problema segnalato. Questo perché nella semplificazione è molto importante capire se un adempimento è a carico di un'impresa molto grande oppure di un'impresa molto piccola, anche perché uno dei principi della semplificazione è la proporzionalità, ossia cercare di ridurre in misura maggiore gli oneri per le imprese o per gli interventi, diciamo che non a basso rischio oppure di lieve entità. Una volta compilato il questionario potrete inviarlo accettando i termini di servizio, come vi ho illustrato prima, per tutelare la vostra privacy. Naturalmente vi raccomandiamo nell'elaborazione del problema di fare attenzione a non fornire dati personali, e se avete problemi tecnici potete sicuramente fare riferimento a questa mail che partecipa chiocciolagoverno.it, che è un'email fatta apposta per assistere tutti voi nella compilazione di tutte le consultazioni. E al termine della consultazione saranno resi pubblici i risultati, quindi la top 10 delle segnalazioni, insomma, le vostre segnalazioni aiuteranno il Dipartimento della Funzione Pubblica e tutti gli attori istituzionali coinvolti ad elaborare l'agenda per la semplificazione e altri interventi di semplificazione. Quindi vi riepilogo i tempi, 3 mesi, e la scadenza per l'invio dei vostri contributi è il 15 marzo 2020. Vi ringrazio tanto per tutto quello che potrete fare per aiutare la semplificazione a risolvere le problematiche burocratiche. Ora risponderei alle domande se ce Grazie mille, ne sono. Carolina. Dunque, per il momento domande non ci sono, invito i partecipanti magari a inserirle nella chat. Un unico dubbio è di Ombretta del Piccolo, che dice che ha avuto dei problemi di registrazione, che non viene riconosciuta la mail e la password. Quello che possiamo dirle credo sia di riprovare a fare la registrazione. E se la mail risulta già registrata, magari chiedere il reset password in modo da farsi rinviare la password, direi di fare così.
E per gli altri, insomma, se ci sono dubbi possiamo approfittare di questo momento, abbiamo ancora 10 minuti di tempo, altrimenti appunto vi invitiamo, insomma, a partecipare, a ragionare su cosa appunto può essere inserito nella prossima agenda per la semplificazione e insomma a partecipare, perché mi sembra molto, molto importante questo progetto per noi tutti, insomma. Vedo un utente che ha alzato la mano, ma lo prego insomma di inserire la domanda in chat, perché non possiamo dare la parola in questo momento. Sì, allora vedo un'altra domanda, Carolina, se vuoi posso rispondere io, se si può cambiare il nick o lo pseudonimo. Assolutamente sì, basta andare nel proprio profilo personale e si può modificare in ogni momento. Allora, dove si potranno trovare le slide? Sempre su eventi PA, pubblicheremo le slide, volendo, non so Carolina, se volete pubblicarle anche sulla piattaforma partecipa, possiamo pubblicarle in entrambi i luoghi. Comunque generalmente le pubblichiamo sulla pagina dell'evento, ecco che ha condiviso la collega, stavo per incollare anche io il link. Quindi slide e registrazione verranno pubblicate su eventi PA e comunque anche dalla consultazione partecipa potrete trovare il link alla registrazione. Sì, grazie ancora da parte nostra, insomma. Grazie, arrivederci. Benissimo, grazie a voi per la chiarezza con cui avete esposto e anche la passione, insomma, che si vede dietro a questo progetto. Quindi grazie a tutti, ringrazio anche i partecipanti e ci vediamo, spero di avervi domani per il prossimo webinar sulla partecipazione nel comune di Reggio Emilia alle ore 15, quindi se non vi siete iscritti vi invito a registrarvi. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie ancora.